tempo, un'emozione importante, una giornata storica. Sì, è una manifestazione importante perché noi in Campania abbiamo un'eccellenza che è l'industria nautica. Infatti se andiamo al Salone di Genova, una volta andavamo al Salone della Nautica di Napoli, però se andiamo a Genova che è più grande come salone, vediamo che il 40% degli espositori sono napoletani, campani. Quindi noi questo settore lo dobbiamo aiutare, dobbiamo collaborare con questo settore perché merita e quindi siamo qui contenti di ospitare questa manifestazione. Beh, intanto questa stessa iniziativa di oggi è un'iniziativa che stiamo cercando e ci riusciremo sicuramente a portarla sul lungomare di Napoli, Rotonda Diaz ad ottobre, e quindi quello darà una potenzialità enorme sia diciamo, di apertura a tutta la città e non solo, a tutta la Campania, e anche di visibilità per valorizzare questo enorme patrimonio blu. Sì, il mare di Napoli è al centro dell'attenzione perché il mare di Napoli lo merita il centro dell'attenzione. In primis perché è la filiera più grande in Italia come filiera nautica, in secondo perché Napoli con tutte le caratteristiche tiene dal clima al mare al paesaggio, come fa a non essere al centro praticamente dell'attenzione? E poi lei deve pensare che la Campania è la regione che recepisce di più sia come immatricolazioni che come numero di patenti. Dato in modo non veritiero dalla Liguria, perché in Liguria ci sono tutte le immatricolazioni fatte dai cantini del nord e hanno come grosso serbatoio di utenza il Piemonte e la Liguria, non solo ma anche tutti gli napoletani che comprando le barche al nord quindi sono costretti a immatricolare le barche in Liguria, quindi il primato è solo campano.